Giornata ricca di grandi sfide gastronomiche, quella di oggi all'interno di Agro Gepaciocco, il salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell'artigianato agroalimentare in corso presso il centro fieristico di Piazza Palio a Lecce. L'appuntamento più goloso d'autunno, giunto alla nona edizione, organizzato da Eventi, Marketing e Communication, è stato ufficialmente inaugurato sabato pomeriggio alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lecce Paolo Perrone, del presidente della provincia Antonio Gabellone, del senatore Dario Stefano e dell'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone. Numeroso e variegato il parco espositori provenienti da tutta Italia, presenti anche quest'anno con le novità più interessanti riguardo materie prime, impianti e attrezzature, arredamento e servizi per la gelateria, pasticceria, ristorazione, pizzeria e panificazione artigianali. A dare lustro alla kermesse la partecipazione di grandi chef e pasticceri di fama internazionale, ma anche maestri cioccolatieri, abili pizzaioli ed esperti panificatori. Siamo alla nona edizione, molto importante, da una parte perché dimostra di un comparto molto vitale, dall'altro anche un'iniezione di fiducia e di ottimismo, non soltanto appunto per chi opera nell'agroalimentare dolciario, ma direi per tutta l'economia del Salento, della Puglia e del Mezzogiorno. Qui c'è gente che sa come fronteggiare questa situazione, ha voglia di investire, ha passione, motivazione e basta attraversare i corridoi di questa fiera, basta visitare gli stand per comprendere che qui ci sono imprenditori e artigiani che hanno voglia di battere la crisi. Una bellissima vetrina, diciamo, in un periodo di calma, di stasi, di letargo quasi. E questo dimostra quanto il Salento sia vivo, sia forte, sia voglioso di recuperare un percorso, una possibilità di crescita con aziende importanti, con aziende locali che si fanno strada, che competono. Una kermesse che ci conferma una scommessa che in parte abbiamo vinta, quella di investire sulle peculiarità territoriali, su alcuni elementi identitari come l'agroalimentare, come il territorio, come il nostro primario, che possono tornare e sono tornati ad essere volano di sviluppo economico, ma anche elemento di identificazione della nostra offerta turistica, strumento di qualificazione del nostro sistema produttivo. Una scommessa in parte vinta che in questa manifestazione negli ultimi 9 anni ha avuto una fotografia reale di un'evoluzione positiva, ma che noi dobbiamo continuare ad irrobustire perché è una vicenda che può continuare a far crescere la Puglia, ma può continuare a dare tantissime opportunità in più, professionali, economiche, di competenza per le nostre nuove generazioni. Nella giornata di domenica è stato eletto il vincitore del concorso Dolci Talenti di Puglia, quando la tradizione diventa innovazione. Federica Puzzovio, 23enne di Parabita, unica donna in gara, ha conquistato il titolo rivisitando un classico della pasticceria italiana, la torta mimosa. A premiarla è stato proprio il presidente di giuria, Davide Comaschi, campione del mondo 2013 di cioccolateria. Sempre nella giornata di ieri si sono svolti i corsi di sculture vegetali e pasta di sale, oltre a dimostrazioni in diretta di pani e prodotti francesi e ungheresi, alla presenza del guru della panificazione internazionale, Fausto Rivola, presidente del Club Arti e Mestieri. Da segnalare anche il workshop Il mangiare sano, la pizza nel XXI secolo. Il programma di oggi invece prevede il contest nazionale Birrangolo in cucina, degustazioni in fermento, un concorso riservato a studenti e giovani talenti culinari chiamati a mettere in atto il proprio estro in tema di accostamenti tra birra e cibo. Sempre oggi sono in programma le preselezioni del campionato di cioccolateria, la cui finale si svolgerà a Rimini in occasione del SIGEP, valida per il World Chocolate Masters 2016 di Parigi. Ospite d'eccezione in giuria sarà Davide Comaschi. Il salone proseguirà ogni giorno fino al 12 novembre e resterà aperto al pubblico dalle 10 alle 19. 9 anni significa aver lavorato bene, aver proseguito su una strada, diciamo, intrapresa in maniera abbastanza, tra virgolette, artigianale, però poi piano piano la qualità è venuta fuori e quindi la manifestazione è apprezzata in Italia e all'estero. Infatti abbiamo visto che abbiamo degli espositori che vengono dalla Francia,
Francia, dall'Ungheria. Noi, per quanto riguarda il settore della ristorazione, a parte che facciamo diverse iniziative nella provincia di Lecce, le portiamo anche e soprattutto nelle fiere nazionali e internazionali, poi abbiamo la nostra guida Salento a tavola, che quest'anno ha festeggiato i 15 anni, quindi sono 15 edizioni che usciamo con Salento a tavola ed è, devo dire, un prodotto eccezionale, molto apprezzato, molto richiesto e soprattutto aspettato da tutte quante le iniziative che vengono effettuate sia in Italia che all'estero anche.